Per quanto riguarda il bilancio, bisogna avere la consapevolezza del fatto che l'amministrazione uscente, la maggioranza che sostiene uno di noi, peraltro il candidato Doria, non ha prodotto il bilancio preventivo 2012 e quindi lascia questa città senza bilancio preventivo. Questo sarà un problema serio e grave che chiunque di noi vincerà dovrà affrontare subito in poco tempo. Il bilancio però deve essere completamente rivisto come impostazione culturale. Non può più essere un centralismo burocratico a cui siamo stati abituati in questi decenni, ma deve essere un processo di sussidiarietà autentica in cui il comune, l'amministrazione, si confronta con le categorie rappresentative di quote di società genovese, siano esse di profit che di no profit. Questo è il mio intendimento insieme a un profondo riordino della macchina comunale impostata in questa direzione. Per quanto riguarda il discorso invece dell'IMU, perché poi questo è l'imposizione a cui si faceva riferimento, io sono assolutamente convinto che bisogna combattere con tutte le forze, e in sede di ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni, lo stiamo facendo, perché l'IMU venga eliminata. L'IMU è un'imposta ingiusta, sbagliata culturalmente e metodologicamente, è una roba che non sta né in cielo né in terra. Noi dobbiamo lottare per questo affinché venga eliminata o quantomeno profondamente modificata. Dopodiché bisogna anche avere un piano B, cioè se non si riesce in questo processo, visto che i professori nazionali sono piuttosto inclini a tassarci piuttosto che a risollevarci, dovremmo applicarla al minimo, anzi di più, con esenzioni rispetto a situazioni familiari e situazioni di impresa che possano procurare dei vantaggi a questa città. Mi spiego meglio rapidamente: funzioni sociali della famiglia, quando una famiglia ha in casa un disabile, un malato, un anziano, un disoccupato di lungo periodo, oppure una famiglia numerosa, così come quando questa famiglia svolge questa funzione sociale già a beneficio del sistema comunitario, io a questa famiglia devo dare un riconoscimento e quindi devo dargli uno sconto. La stessa cosa vale per situazioni di impresa dove mi assumono delle persone in regime di stabilità.